Argomento di oggi, la poesia lirica nel Cinquecento. Sono a pagina 892, vedete che il vostro libro di testo mette una bella mappa concettuale. Il fulcro di tutto il nostro ragionamento sarà un modo di concepire la poesia che va sotto il nome di petrarchismo. La poesia lirica del Cinquecento nasce, cresce, si sviluppa come imitazione di Petrarca. Questo perché? Perché il saggio decisivo per dare una direzione alla letteratura del Cinquecento, noi l'abbiamo già visto, sono le prose della volgare lingua del 1525 di Bembo, che propugnano l'imitazione di Petrarca come del modello assoluto per la poesia. Lo stesso Pietro Bembo sarà l'autore di alcune delle più belle e più importanti poesie del Cinquecento. Cosa vuol dire fare poesia al modo di Petrarca? Pensate un po' alla canzoniera che abbiamo fatto l'anno scorso, vi ricordate? Sì. Quali sono le caratteristiche? Non ripetere la poesia. Il canzoniere di Petrarca. Ah, non lo so. È una raccolta. Innanzitutto una raccolta, benissimo. No, quelle sono le Confessiones. È una raccolta, quindi c'è un'evoluzione. Si parla dell'errore. Sì, c'è anche la dimensione. Sì, però andiamo con calma. C'è prima di tutto un oggetto d'amore, giusto? C'è una donna amata, Laura. Ma in questo rapporto tra il poeta e Laura si approfondiscono tutte le emozioni e i sentimenti dell'io interiore del poeta. Quindi la dimensione fondamentale di questa poesia è la dimensione dell'io poetico, l'io lirico. Aspetti, non ho capito. Quindi cosa significa fare poesia come Petrarca? Significa fare una serie di poesie che sono tra di loro collegate intorno all'amore per una donna, o vedremo per un uomo nel caso delle poetesse, perché per la prima volta nel Cinquecento abbiamo delle poetesse laiche. Abbiamo una donna o un uomo che ispira il sentimento d'amore, e il sentimento d'amore viene usato come mezzo per scandagliare le profondità del proprio io poetico. Quindi introspezione, parola chiave. Quindi l'amore tira fuori l'io interiore dello scrittore? Sì, del poeta. In questo rapporto diventa fondamentale il modello di Petrarca, soprattutto dal punto di vista stilistico e formale. C'è stata con le prose della volgare lingua, diciamo. Benissimo, quindi monolinguismo petrarchesco, direbbe Contini, una lingua che non è né troppo elevata né troppo bassa, tendente verso l'aulico, comunque parole ricercate, latinismi, lessico diverso da quello della vita quotidiana. E questa storia che tiri fuori l'io interiore dello scrittore, come si chiama, detto? Introspezione. Cioè, nel senso che, vorrei spiegarlo velocemente un secondo. Cosa? Questa introspezione. Sì. Il rapporto d'amore con la donna amata, che nasce da Petrarca, come Petrarca. Sì, in realtà nasce già da Guinizelli, Cavalcanti, Dante, ti ricordi Beatrice? Sì, sì. Fa emergere lo stato d'animo del poeta, ma tutta la poesia elegiaca, se ci pensi, più o meno ha questo leitmotiv, questa linea di fondo, cioè un modo per esprimere lo stato d'animo del poeta. Sì, stiamo saltando un po' di palo in frasco, quindi nella registrazione chi non è in classe si sentirà un po' perso, però almeno abbiamo traccia. Quindi ispirazione, Petrarca, stile, forma. E quindi madrigali, ballate, ma soprattutto sonetti. Il sonetto è il genere che domina la poesia petrarchista del Cinquecento. Ecco, attenzione, due aggettivi diversi. Petrarchesca è di Petrarca, quindi la poesia di Petrarca del Trecento. Petrarchista è la poesia legata al petrarchismo, e quindi la poesia del Cinquecento. Devo ripetere? Due aggettivi, poesia petrarchesca uguale la poesia di Petrarca,
poesia petrarchista uguale la poesia del movimento culturale, della stagione culturale del petrarchismo, cioè la ripresa di Petrarca nel Cinquecento dopo le prose della volgar lingua di Bembo. Sì, una stagione culturale. Ho sbagliato forse usare il termine movimento. Però tendenzialmente tutti fanno così. Fino a qui è tutto chiaro? Poesia petrarchista. Petrarchista è la poesia legata al periodo del petrarchismo. Petrarchesca, Petrarca. Sonetto è il genere che domina. Due quartine, due terzine, da Jacopo da Valentini l'abbiamo incontrato, è un po' il genere preferito anche da Petrarca e nel petrarchismo sarà il genere più diffuso. A pagina 892 avete una bellissima osservazione di Gianfranco Contini che fa capire che cosa vuol dire prendere gli stilemi di Petrarca. Gianfranco Contini, grande critico del Novecento, ha osservato come nemmeno la parola gamba è ammessa in Petrarca, egli non risale più al di sopra del bel piede. Quindi mai in una poesia petrarchesca avremmo trovato la descrizione delle gambe di Laura, al massimo il bel piedino. Lo stesso sarà nella poesia petrarchista, a partire appunto da Bembo, che sceglie la strada di una rigorosa fedeltà al modello. Quindi emulazione, vi ricordate il concetto umanistico di emulatio? Superare il modello rinnovandolo, ma non cambiandolo. Ok? Vedremo alcuni autori di questo periodo. Il primo che vedremo è appunto lo stesso Bembo. Poi parleremo di Giovanni della Casa e di Michelangelo Buonarroti. E poi citeremo due poetesse, Gaspara Stampa e Vittoria Colonna, per una prima volta anche delle donne che fanno letteratura. Se girate pagina abbiamo subito Pietro Bembo. Noi abbiamo parlato di Bembo per le prose della volgar lingua, oggi lo affrontiamo in maniera più globale e complessa. Nasce nel 1470, avete tutta la vita, non stiamo a essere troppo minuziosi, però è importante capire che vive in quel contesto culturale che abbiamo studiato l'anno scorso. Vi ricordate che giro lungo abbiamo fatto? Siamo partiti da copisti e filologi ed era marzo dell'anno scorso, febbraio dell'anno scorso, e ancora adesso stiamo affrontando quel periodo. Vedete quanto è ricco il Rinascimento italiano, quanti autori ci mettiamo dentro. E torniamo, vi ricordate Aldo Manuzio? Sì. Come no? Sì. La Stampa, personaggio fondamentale. Ecco, per farvi capire come i classici influenzino il pensiero di questi scrittori, di questi autori, dobbiamo segnare a caratteri cubitali, lo trovate a pagina 894, che Bembo nel 1502, nel 1501 e nel 1502 cura le due edizioni critiche. Le due edizioni critiche aldine, cioè per i tipi di Aldo Manuzio, delle opere volgari di Petrarca e della Commedia di Dante. Quindi la prima cosa che fa Bembo nella vita come letterato è pubblicare la Divina Commedia e le opere in prosa, scusatemi, in volgare di Petrarca. Chiaro? Prima ancora di fare qualsiasi cosa, lui edita, cioè cura, sistema e pubblica le opere di questi due grandi. Addirittura ha in mano un manoscritto di Petrarca e si mette a decifrare la sua calligrafia per capire cosa ha scritto e per trasformarlo in un testo a stampa. Bembo inizia la carriera, è un nobile veneziano, politica, ma non ha un grande successo. Quindi, per avere una posizione di privilegio, diventa, come facevano molti a quel tempo, un cardinale della Chiesa cattolica, un primo prelato, poi fa carriera e diventa un cardinale. È uno dei massimi esponenti della nobiltà veneziana, quindi non è l'ultimo arrivato. Però non riesce ad avere successo dentro la Repubblica di Venezia, la Serenissima, quindi diventa prima un prete, poi un vescovo e poi addirittura un cardinale. Subito dopo aver pubblicato queste due opere, queste due edizioni critiche,
torna a Ferrara, dove si innamora di una donna che dovreste conoscere, Lucrezia, figlia di Papa Alessandro VI, Lucrezia Borgia. No, non quella di... Ok, va bene. Quello è un personaggio inventato. Però potrebbe essere... Chissà se Machiavelli ha dato il nome a Lucrezia così proprio da Lucrezia Borgia. Non potrebbe anche non essere... Torna a Ferrara. Neanche però, torna a Ferrara. No, e si innamora di Lucrezia Borgia. Ma dipende. Ma era usato tanto Lucrezia. Ma allora, Giulia, era... A parte che all'epoca era un minuto, però era prete, diciamocelo proprio fuori dai denti. Perché era prete, secondo te? Per vantaggio, per tornaconto. Bembo. Perché succede tutto quel gran casotto con la riforma protestante? Non studiamo compartimenti. Che anni siamo? 1503, 1505. Nel 1505 c'è un prete che si innamora di una donna. La reazione di Giulia è stata: aiuto, addio. Cosa succede 12 anni dopo a Wittenberg? Martin Lutero affigge, forse, non si sa bene, comunque pubblica le 95 tesi contro la corruzione della Chiesa. Ma è una cosa che poteva stupirti a gennaio del 2020, dopo aver fatto un anno di storia, riforma protestante. Giusto? Dopo aver studiato la riforma protestante, è una cosa che ci stupisce ancora. No, oh, perfetto. Era figlia del Papa. Che era figlia del Papa. Ma noi ci stupiamo che il Papa avesse una figlia. Ma va. Dopo aver studiato la corruzione di Cesare, cioè Cesare Borgia dovrebbe uscirvi dalle orecchie, eh? Ok. Bene. Che fatica. Il Papa si chiamava Alessandro VI, era Rodrigo Borgia. Sempre lo stesso. No, calma, non diventa subito cardinale, diventerà cardinale, adesso è solo un prelato. Comunque, arriva a Ferrara, conosce Lucrezia Borgia, signora. Proprio a Lucrezia Borgia dedica la sua prima opera. Perché? Lui va, dove va? E poi dove? A Ferrara. Allora, lui è di Venezia, però gira un po' di corti. E arriva a Ferrara a un certo punto. Ferrara, vi ricordate, la grande corte degli esteri. Noi abbiamo visto Boiardo, che so già che dovrò riprendere da zero, e vedremo Ariosto, e poi vedremo anche Tasso. La corte degli esteri di Ferrara è una delle più importanti d'Italia, delle signorie del Cinquecento. La prima opera letteraria di Bembo è un dialogo, che poi diventa in realtà un'opera un po' più complessa, si chiama Asolani, ed è del 1505. Si chiamano, viene dedicata a Lucrezia Borgia, brava Giulia, questo non l'ho detto, ma è una buona deduzione, è effettivamente dedicata a Lucrezia Borgia, ed è Asolani. Si chiamano Asolani perché il libro è ambientato ad Asolo, Asolo, una cittadina. No, i colloqui, i dialoghi asolani. Che cosa si inventa Bembo? Che per 3 giorni, 3 giovani maschi e 3 giovani femmine si incontrano nel cortile di una nobile veneziana e parlano dell'amore e della poesia, e vengono alternati testi in prosa con poesie vere e proprie. Ora, abbiamo detto emulatio dei grandi modelli classici. Se io vi dico, se io vi dico 3 giovani che si trovano in una villa, è il Decameron, bravissimi. E se io vi dico un testo misto di prosa e di poesia, Boccaccio. Vabbè, se non è zuppa con bagnata, Dante, che cosa? La Vita Nova, bravo Riccardo, vedi che quando vuoi. Ci siamo? Bene. Allora, oltre ad aver scritto le prose della Volgarlingua nel 1525, Bembo scrive poi nel 1500, anzi meglio ancora, raccoglie poi nel 1530 tutte le poesie che ha scritto e le edita, le pubblica con il nome di Rime. 1530, le Rime.
Sì. Ci sarebbero tutte le sue opere. Tutte le sue poesie. Le rime di Bembo diventano il modello della poesia petrarchista. Van di moda. Tutti in quel periodo scrivono poesia come Bembo, che scriveva come Petrarca. Il modello. Tutti imitano Bembo. E nel 1530? 30 sono le rime, sì. E le prose? Allora, già solo le prose di per sé rendono Bembo imprescindibile. In più ha fatto gli asolani, in più ha fatto le rime. Poi, dopo che morirà, ci sarà un'altra edizione delle sue ultime poesie, sempre nelle rime. Andiamo ad analizzare il sonetto che trovate a pagina 896. La fera che scolpita nel cor tengo. Vi dice il vostro libro, il testo è stato composto tra il 1530 e il 1535, quindi quando Bembo era già anziano. Aspetta, 897. La fiera, la bestia che tengo scolpita nel cuore, come se l'avessi viva tra le braccia, fuggì e scappata così lieve che io ne ho perso la traccia e non riesco a frenarne il corso, la corsa, e non riesco a spegnerne la sete. Anzi, così vivo tra due e sostengo l'anima affannata, cercando di trasformare in preda una tigre libera, trascinando fuori me che continuo a seguirla. Ma io so, e io so, che mi muovo indarno, invano. O pensiero inutile, casso un latinismo vuol dire inutile. E perdo invano, inutilmente, il tempo dolce della mia vita, che non torna mai indietro. Dovrei ben ricordarmi, ora che divento vecchio, ora che i capelli mi si attempano, e che ho vicino probabilmente l'ultimo passo della mia vita. Ma niente può distogliere dall'inseguimento un piede mosso dal cielo. Che cosa vuol dire questo sonetto? Io ho fatto tutta una premessa dicendo che è l'amore per una donna. Vedete però che in questo sonetto già violiamo le regole. Nel senso, non è che le violiamo del tutto, però facciamo un emulazzo, superiamo il modello. Anche se già Petrarca aveva riflettuto molto su questo. C'è il tema d'amore qui in questa poesia? Sì. Sicuramente sì. Ma è il tema d'amore per una donna? Sì. Sicura? Generalizza, tipo, non dice che non segue la morte. Mm-hmm. Non dice, non parla di una donna specifica, ma in generale parla del sentimento d'amore. Vi ricordate cosa avevo detto all'inizio? Che il sentimento d'amore è un modo per riflettere su se stessi. E quindi qual è il fulcro, qual è il tema principale di questo sonetto che abbiamo appena letto? Sicura? Quello che l'amore suscita in Bembo. Aggiungere un pezzettino. Lo stato di irrequietezza suscitato dall'affanno di Bembo anche in età avanzata, quando ripensa all'emozione. Cioè, ormai che sono diventato vecchio, sono oggettivo e quello è stato un errore. E condanno il mio errore giovanile, sì. Cioè, però anche Petrarca, sole pensoso di più deserti campi, no? Andava e soffriva, no? Giusto? Quindi rimane un po' il tempo. Poi viene approfondito nell'epiego, lo vediamo anche dopo, con la prossima poesia della casa. Però vedete che rimane dentro Bembo questo stato di irrequietezza. L'amore è presentato come una caccia. Una caccia che continua, che lo affanna anche da vecchio.
Vedete il rapporto con il modello se girate pagina? Questa umil fera, un cor di tigre d'orsa, che in vista umana in forma d'angel viene, il riso in pianto, fra paura e speme, mirota si come ogni stato in corso, eccetera, eccetera. Vedete che già Petrarca, già era un modello di Petrarca. E proprio dal sonetto di Petrarca, Bembo riprende le immagini della fiera, della tigre, e lo stato di incertezza in cui versa il poeta. Tra due mi tiene, la mia vita è corsa, non ho tempo. Non riesco a fermare la mia corsa. Quindi ritornano gli elementi del testo. In che cosa lo supera? Quali sono gli elementi di innovazione? Sicuramente nel declinare il modello petrarchesco all'interno della propria esperienza, giusto? Quindi prendo quello che è il modello e lo applico a me stesso. Su questa linea, a mio parere, a mio avviso, si pone un altro grande poeta italiano, Foscolo. Mm-hmm. Avete mai sentito il sonetto alla sera? Sì, ma c'era da quelli che ci ho dato già... Da analizzare? Sì. Mm-hmm. Che cosa si dice nel sonetto alla sera? Che soltanto alla sera, che è identificata con la morte... si spegne quello spirito guerriero che entro mi runge. È diverso il punto di vista, ovviamente, è uno spirito romantico, c'è il titanismo dell'eroe che prova sensazioni forti. Però vedete che siamo sempre all'interno di questa dimensione introspettiva. Quindi l'analisi degli effetti dell'amore, che già in Nuccio avevamo visto nella poesia stinovistica, vi ricordate? Che però adesso diventano proprio preeminenti. Quindi è un amore sublimato, magari non c'è neanche una donna fisicamente di cui Bembo da vecchio innamorato, però si riflette sui suoi amori, giusto? Tutto chiaro?